tutto così più di carta, siamo in fondo al fine 1800. La cosa particolare è che questi presepi venivano tenuti in stanze abbastanza fredde, una volta non c'è il riscaldamento di oggi. Dietro il presepio si metteva una candelina, in modo che la candelina col suo calore faceva una sorta di vortice, si mettevano questi angiolini sopra all'albero di Natale e il vortice faceva girare gli angiolini. Un altro tipo di presepe, questo addirittura è molto più lavorato, questo è tutto puntonato a mano, anche questa è la tridimensionalità del teatrino, anche qui siamo sempre a fine del 1800. Questi sono un libro di Natale, un libro che si chiude normalmente a libro, però naturalmente con sempre il discorso della tridimensionalità c'è tutto l'avvento per arrivare alla nascita. Qui invece siamo già negli anni 40-50, si vede già che molto più piatto il presepe non è lavorato come questi, quindi c'è già la larga scala, veniva fatto già in diverse copie, tirature, forse anche di 100 esemplari cada uno. Questi si pensa che questi esemplari, se molti, ce ne sono stati 4 o 5, quindi infatti molti, tirature molto limitate, molto basse. Sempre questi. Questi a giudicare anche questo dal tipo di stampa, qui siamo negli anni 20-30. Questo invece è molto più recente, questo degli anni 40-50, come questo qui, questo. Grazie alla collaborazione e al patrocinio del comune di Passignano sul Trasimeno e di due associazioni che sono Associazione Specchio sull'Arte e Associazione Casa della Provvidenza. All'interno, nel periodo di durata della mostra, sono stati portati avanti anche con l'aiuto di altri professionisti il progetto nazionale Nati per Leggere e Nati per la Musica. E questa mostra ha un tono molto particolare perché rappresenta un gemellaggio culturale e anche storico molto importante che è avvenuto e avverrà, e spero che si ripresenterà l'occasione di fare altri gemellaggi, tra il Museo d'Arte Povera e il Museo del Disco d'Epoca di Sogliana Rubicone con la collezione Roberto Parenti e quindi il comune di Passignano sul Trasimeno. L'intento è quello di poter creare, come in questo caso, una mostra che abbia delle radici storiche importanti, che possa dare non solo ai bambini ma anche agli adulti un senso storico alle cose di uso anche comune, quindi dal libro pop-up alla musica che si ascolta oggi. Infatti, ecco, grazie a quello che abbiamo apportato, che sono opere in carta di metà 800 e per esempio l'esempio di un grammofono, i bambini hanno visto come gli oggetti che oggi hanno tra le mani vengono da una tradizione e da una storia di persone che hanno lavorato e hanno vissuto molti anni prima di noi.